Vediamo un po'. Allora, se ho fatto bene i conti durante il rituale, effettivamente la monenne scende. Una dimostrazione però la portata di adesso non mi è venuta, insomma, almeno non una pulita. Però che il limite sia maggiore di zero è facile. Per quale motivo? Quindi supponiamo che di aver dimostrato, lo dimostreremo a suo tempo, che la conenne scenda. E qua se ci metto per esempio n uguale 2, qua mi viene 1, se ci metto n uguale a 1 sta somma non c'è e ci sarebbe meno logaritmo di 1 che fa 0, se ci metto n uguale a 2 mi viene 1, poi il secondo elemento non c'è perché finisce a 1 su 1, meno logaritmo 2, 1 meno logaritmo 2 è un numero positivo, quindi effettivamente P con n, tra l'altro troviamo anche che sta salendo, poi dovremmo calcolare anche altri termini per essere un po' più sicuri. E comunque siccome b con n è positivo e a con n è uguale a b con n più 1 su n, allora effettivamente a con n è positivo e quindi no, a b con n cresce, a con n decresce. Dice ma con n è la somma di b con n più un numero positivo? No, non fa niente perché b con n sta crescendo, 1 su n è un numero positivo ma decresce. Quindi effettivamente la somma di un pezzo che cresce e un pezzo che decresce può essere decrescente, però siamo sicuri che essendo la somma di due pezzi positivi è così e quindi che il limite sarà positivo. Se ricordo bene questo limite dovrebbe essere la costante di Euler-Mascheroni, cioè 0,56. Comunque è venuto in realtà un qualcosa, diciamo durante questo esercizio è venuto in evidenza un qualche cosina di più semplice che possiamo invece già dimostrare adesso e che tra l'altro ha un'importanza notevole. Perché, vabbè, adesso abbiamo fatto due esercizi un pochino più difficili, invece questa cosa non solo è un po' più facile, ma anche molto più importante. Quindi mi voglio soffermare su questa cosa. Allora, voi siete degli investitori di borsa, cioè avete dei soldi da investire in borsa, alla Monopo, fanda borsa. Allora, oggi le azioni salgono del 20%. Domani le azioni scendono del 20%. In totale? In totale che è successo? Non avete perso tutto, avete perso il 4%. Allora, stava 100. Ah, questo è facile. Aumento del 20, 120, diminuisce del 20, adesso il 20% è piaciuto 120, cioè 24, 96, e avete perso il 4%. Ah. Aspetta, non è che dopo un mese, siamo su delle ipotesi, ragioniamo su queste ipotesi e vediamo un po' che succede se oggi diminuiscono del 20. 80, domani aumentano del 20, 20% di 80, ah, sempre 96, perché? Allora, aumentare di una certa percentuale, diciamo alfa per cento, vuol dire che io avevo il capitale, dopo il primo passo è C per 1 più alfa, se però il secondo giorno diminuiscono della stessa quantità, della stessa percentuale, questo è C per 1 meno alfa. Per esempio, se alfa fosse il 20%, cioè se questa percentuale fosse il 20%, alfa sarebbe 0,2. Mi trovate? C era 100, alfa è 0,2, 120. Poi 120 per 0,8, cioè 1 meno alfa, fa 96. Ok? Se lo faccio al contrario, no, significa semplicemente scambiare questi due fattori, siccome scambiando una moltiplicazione all'ordine dei fattori il prodotto non cambia, ottengo lo stesso risultato. La cosa importante
qual è? È che tutto ciò è uguale a C per 1 meno alfa quadro, che è sempre minore di C. (1 più alfa per 1 meno alfa) 1 meno alfa quadro. Infatti il quadrato di 0,2 è 0,04, che corrisponde al 4%, e infatti ci avete perso il 4%. Quindi quando sentite che ovviamente se oggi le azioni aumentano dell'1% e domani le azioni diminuiscono dell'1%, quando ci avete perso in tutto? Il quadrato dell'1%, cioè il quadrato di 0,01, il quadrato di 10 alla meno 2 è 10 alla meno 4, quindi ci avete perso 1 su 10.000. Quindi molto poco. Però se per esempio il movimento è più ampio, per esempio se parliamo del 10%, il quadrato di 0,1 è 0,01, quindi ci avete perso l'1%. Infatti 100, 110, 99, 100, 90, 99. Chiaro? Quindi su movimenti particolarmente ampi, anche vedremo, diciamo, gli incrementi del secondo ordine si cominciano ad essere apprezzati. Però a parte questo, adesso ci torneremo con delle disuguaglianze opportune, voglio farvi questo esercizio che mi è capitato, ve l'ho già detto, il problema dei due bidelli. Ve l'ho detto già o no? No. Che se ve l'ho detto, ve l'ho detto all'inizio del corso. Allora, il problema era questo, considerate che era in lire, era in 1000 lire, adesso io lo faccio in euro, ma il problema più o meno, dato che sono passati più di 20 anni, più o meno il potere d'acquisto quello è. Il discorso era questo qui: c'erano due bidelli, è successo proprio a me personalmente, io ero dottorando a Napoli. Allora, c'erano due bidelli, uno aveva fatto una missione per conto dell'università e allora gli avevano dato 490.000 lire lordi, diciamo 490 euro, diciamo noi adesso, lordi. E il netto allora la tassa che gli toglievano era il 27%. In meno, e il netto era x, ok? Allora lui che faceva? Gli era venuto in tasca x. Lui, per controllare che gli avessero dato, aveva fatto qualcosa per conto dell'università, gli hanno dato 490 loro e in tasca. E lui sapeva che l'aliquota era del 27%, gli hanno tolto. Allora, cosa faceva? Prendeva x, ci aggiungeva il 27% e non si trovava con 4,90, gli veniva di meno. Dice, quindi mi hanno fregato. Allora, qual è il problema? Adesso dovreste capirlo prima teoricamente, se siete stati a sentire, e poi dopo facciamo anche il conto pratico. Il problema era che dal capitale 4,90 avevano tolto il 27%, quindi era dove diminuire il 27%. Se adesso riaumentate il 27%, ma il 27% lo calcolate su x, perché lui ce l'aggiungeva, calcolava su x, e come fare col discorso di prima? Ci tolgo il 27%, poi aggiungo il 27%, ma della cifra netta e non del lordo, e quindi ovviamente non mi trovo, mi trovo con una quantità inferiore. Ma la cosa, invece, l'altro bidello gli provava, giustamente, gli faceva il conto partendo dall'ordo, gli toglieva il 27% e diceva, guarda, che ti trovi. La cosa che successe fu che, siccome non si riuscivano a mettere d'accordo, vennero da me, perché mi conoscevano, e quindi dicevano, vabbè, tipo arbitro. E la cosa che mi impressionò fu che il bidello che ragionava bene, che faceva il conto in maniera esatta, praticamente fece il conto a mente. Ora, cosa ancora più semplice, quindi lasciamo stare 1 più alfa, 1 meno alfa. Dovete togliere il 27% da 4,90. Anche con un po' di approssimazione, perché lui non fece proprio l'esercizio esatto, noi lo faremo esatto, ma lui lo fece approssimato. Come lo fate? A mente, quindi senza toccare né calcolatrice, né foglio, né carta, né penna. Allora, lui fece un ragionamento di una linearità proprio impressionante.
490 è parente a 500. Aggiungiamo 10 e facciamo conto pari. Cioè, ragioniamo su 500. Ci aggiungo 10 per fare il conto pari. Allora, il 27% di 500 è 135, 27%. Lo tolgo da 500 e fa 365. Ci ritolgo i 10 che ho aggiunto per fare il conto pari e mi viene 355. Grosso modo, diceva lui, deve essere esatto. Ok, quindi vi ho detto quello che, che avrebbe detto il Bidello. Adesso, qual è il netto vero? Che vi basta aggiungere un numero per avere la quantità precisa. No, questo detratto del 27%, quanto fa? Deve fare circa 355, quanto fa in maniera esatta? 357,7. Vabbè, se l'hai fatto con la calcolatrice non hai imparato niente, quindi non è che hai risolto qualche cosa. Come ci posso arrivare da... perché fa 357,7? Lui ragionando su 500, con quel meccanismo di prestito che poi si è ripreso, ha calcolato 355. Però lui prestando 10 ha tolto il 27% anche su quei 10. Che non li dovevo... 27% di 10 è facile da fare, 2,7. Quindi... riaggiungendo i 2,7 che sono stati tolti impropriamente si trova preciso. Quindi aggiungo 10 e fa 500, tolgo il 27% su 500 e via 365, ritolgo i 10 e mi trovo 355. Ma nel fare questo l'unica cosa di sbagliato che ho fatto è ho tolto il 2,7% di 10 che fa 2, il 27% di 10 che fa 2,7, ce lo rimetto e il conto è giusto. Quindi praticamente, cioè io non lo so, ci ho provato anche negli anni, cioè non è che ci ho provato per anni, però insomma ci ho provato qualche minuto, poi anche negli anni non mi è venuto in mente nessuna, nessun modo migliore. Vabbè, il discorso di aggiungere 2,7 quello l'ho fatto io, nel senso che lui non è che ha detto 357,7, ha detto 355. Però diciamo non troverei io stesso un modo migliore per farlo a mente. Chiaro? È lineare, preciso. Con tre passaggi si può calcolare questo risultato. Ora invece, se vogliamo sapere di quando lui non si trovava, di quando non si trovava? Allora, se era il 20% non si doveva trovare il 4%. Siccome era il 27% non si deve trovare del quadrato del 27%. Quanto è il quadrato del 27%? Quanto è 27 per 27? Allora, le potenze di 2 le conoscete? Allora, se io dico 2 alla 425, mi sapete dare una stima di questo numero quando viene? 2 a 32 fa 4 miliardi. In, per esempio, trovare circa 10 alla ci devo mettere qua sopra. Ha una stima molto rozza. 2 alla 10 quanto fa? 1024, fino ad arrivare là, insomma, mo, siete ingegneri, volete fare ingegneri informatici, sapete che 2 alla 10 fa 1024. Allora, se 2 alla 10 fa 1024, cioè fa 10 alla 3, io questo posso scriverlo come 2 alla 10 alla 42,5, o no? Quindi posso scriverlo circa, non è proprio così, 10 alla 3 alla 42,5, questo è uguale a 10 alla 127,5. Quindi 10 alla 128 sarà 10 alla 128, 129. In realtà non è, un po' di più perché qua c'è 2 alla 10 è 1,024, questo è uguale a questo per
1,024 alla 42,5. Ora 1 sto numero manco a fare apposta fa circa abbastanza vicino a D, quindi fa circa 10 alla 128, più o meno il tutto, volendo fare una correzione del secondo ordine. Ma se grosso modo vogliamo sapere se fa 10 alla 100, se fa 10 alla 120, 10 alla 130, quello che fa, questo è circa 10 alla... se volete anche trascurare questo pezzo, viene 10 alla 127,5, che non è corretto, però sbagliate di meno di un ordine di grandezza in questo caso. Ok? Ok. E le potenze di 3? 3 per 3? 9. Poi? A 3 alla volta si è più facile, no? Almeno fino a qua, fino a 3 alla 6. E 27 al quadrato? Ah, 7 alla 3. Quindi in realtà lui non si trovava del 7,29%, quindi che però su 500 il 7,29% quanto è? Su 4 30, allora 7 per 5 35, 36,5 euro, insomma un po' meno perché era su 4,90 lordi, però è più di 30 euro, quindi c'è, qua mi hanno dato una ventina di euro, insomma, e poi netti, insomma, mi hanno dato una ventina di euro, me, abbondante, chiaro? Questo, così ragionava lui, invece l'altro era, non solo aveva ragionato bene, ma aveva trovato un modo per fare i conti a me, quindi vedete un po' la differenza. Ok, adesso un'altra cosa, sempre su questo esercizio. Allora, cominciamo supponiamo che di avere alfa compreso tra 0 e 1. E andiamo a fare 1 fratto 1 meno alfa. Io dico che questo 1 fratto 1 meno alfa è sempre più grande di 1 più alfa quadro più alfa, mettiamo a n, per ogni n. Diciamo, più chiamiamolo Rn, dove Rn è positivo per ogni n. No, per questo semplice motivo, moltiplica per 1 meno alfa. Allora, dire che uguale a più resto positivo significa, scusate, uguale a resto positivo, quindi maggiore di questo. Maggiore di questo o uguale più resto positivo è la stessa cosa. Adesso, portate questo all'altra parte. Questo equivale a dire a 1 maggiore di 1 meno alfa per 1 più alfa alla n. Quando fa questo prodotto? Allora, quando andiamo a fare il prodotto, 1 per 1 fa 1, poi qua abbiamo meno alfa per 1 fa meno alfa, poi alfa per 1 fa più alfa, e se ne va. Poi c'è più alfa quadro, quando faccio meno alfa per alfa quadro, scusate, meno alfa per alfa fa meno alfa quadro per 1 fa più alfa quadro, eppure se ne vanno. Quindi se andiamo a fare i prodotti, tutti i termini in mezzo se ne vanno, rimangono solo il primo e l'ultimo. Siccome questo è più piccolo, siccome questo è positivo, ogni sua potenza è positiva, quindi siccome questa quantità è minore di 1, effettivamente la sua è vera. Allora, io posso anche scriverla così, questa disuguaglianza. Tuttavia, se alfa è abbastanza piccolo, per esempio, supponiamo che alfa sia il 2%, quindi 0,02,
io tutti questi termini come li posso vedere? Li posso vedere come correzioni successive del risultato, quindi 1 più 2 centesimi. Poi mi devo aggiungere qua il quadrato, cioè 4 per 10 alla meno 4, poi 8 per 10 alla meno 6 e così via. Quindi sono tutte correzioni, non bastano mai, però come vedete ogni correzione è sensibilmente più piccola della correzione precedente. Quindi possiamo scrivere così, nel senso che la correzione successiva è in qualche modo sensibilmente più piccola dell'ultimo termine che abbiamo scritto. Sensibilmente, dipende da quando alfa è minore di 1. Se alfa è molto vicino a 1, il termine successivo è molto vicino a questo. Se invece alfa è molto minore di 1, quindi aggiungiamo molto minore di 1, quindi almeno un terzo, uguale. Allora, se per esempio alfa fosse un terzo, il termine successivo ogni volta ha preso un terzo di quello dell'ultimo termine che abbiamo scritto. Chiaro? Ok. E se lo vogliamo fare con 1 fratto 1 più alfa, come funziona? A che sarà uguale circa? Sì, ma non è necessario di fare tutto il discorso. 1 fratto 1 più alfa non è 1 fratto 1 meno alfa, oh. Quindi non si può ottenere la formula precedente mettendo meno alfa al posto di alfa. Allora come funziona qua? Qua sarà 1 meno alfa più alfa quadro meno alfa cubo più meno 1 alla n per alfa elevato a n. La correzione successiva sarebbe meno 1 alla n più 1 per alfa alla n più 1, cioè cambio di segno. Ovviamente qua non posso scrivere, posso solo scrivere uguale circa, mentre prima quell'uguale circa si poteva trasformare in maggiore, perché la correzione ha sempre lo stesso segno. Qui invece le correzioni sono di segno opposto, e allora sarà una volta, supponiamo che le correzioni siano abbastanza piccole, diciamo che alfa sia abbastanza piccolo, in maniera tale da assicurarci che ogni volta la correzione, diciamo, successiva è sensibilmente inferiore a quello, insomma, per capirci, una volta sarà maggiore, una volta sarà meno. Ok? Non sarà sempre così, sempre maggiore. Perché giustamente, se per la correzione successiva, allora voi la seconda correzione trascurate, se la correzione successiva è uguale a quel numero là, se è positivo vuol dire che partite da un numero minore, se è negativo vuol dire che partite da un numero maggiore. Comunque la cosa si può dimostrare senza grossi problemi. Quindi queste non sono ancora vere formule di diciamo sviluppo asintotico, perché dobbiamo ancora definire che cosa siano gli opiccoli eccetera, però ci cominciano a somigliare. Noi sappiamo che se io voglio calcolare per esempio la formula dell'interesse composto, qual è? Se io su un capitale vi do un interesse di alfa punti percentuali ogni anno, ma il capitale lo mantenete in banca per 10 anni, che succede? Che a parte il fatto che la banca poi cerca di approfittare sempre per le commissioni su tutto, ma a parte quello, la formula finale, diciamo, il capitale viverà pagato a fine del periodo, sarà C per 1 più alfa alla n. E anche qui per fare questo qua entriamo in un altro argomento, cioè questa qui è una funzione in n, è una funzione esponenziale, e quindi dopo un po' non è vero che, cioè uno dice c'ho il 3% per 10 anni e il 30%, e no, un po' di più.
se infatti se oltre il per cento per raddoppiare il capitale non ci mette 33 anni, ma ci mette 23 anni qualcosa, intorno ai 23 anni, ok? Se ho un capitale, un interesse del 7%, il capitale per raddoppiare non ci mette 14 anni, ma ci mette circa 10 anni. Questo è un altro argomento che non è esattamente quello di prima, però stesso Einstein diceva che la formula di interesse composto è la più forte potenza, diciamo, la forza più, diciamo, più grande esistente al mondo. Va bene. Adesso torniamo, vediamo un po' se abbiamo un po' di tempo, facciamo qualche altra successione. Abbiamo una decina di minuti. Sì. Ci sono tante cose. Anche abbondanti. Allora, noi sappiamo che 1 più 1 su n alla n, questo tende a un numero compreso tra 2 e 3 che abbiamo chiamato n. Allora andiamo a fare 1 meno 1 su n elevato a n. Allora, questo quanto fa? Questo fa n meno 1 fratto n elevato a n, ok? Posso scriverlo anche come 1 fratto n su n meno 1 elevato alla n. N lo chiamo h più 1, quindi questo lo posso scrivere quando n va infinito, h va infinito. Questo discorso lo vedremo meglio quando faremo le successioni estratte, però sostanzialmente questa posizione è qua. Quindi qua posso scriverlo h più 1 fratto h elevato alla h più 1. Allora, alla h più 1. Ciao a tutti i passaggi. Questo è 1 fratto h più 1 fratto h elevato alla h per, oppure qua la posso scrivere 1 più 1 su h che è meglio, e qua ce ne metto l'ultima potenza. No, no, h tende a infinito, com'è? Ah, è una pura e semplice manipolazione algebrica. Quindi dovete semplicemente stare attenti a fare i conti bene. Ma adesso che cosa succede? Quando h tende a infinito, questo a chi tende? A 1. No, infinito. Il cazzottone in destra non ci basta, ce ne vogliono due. Scusa, questa non è la stessa successione di questa. E allora, che abbiamo faticato a fare un'ora per dimostrare che intendeva? Questa tende a 1 perché non ci sta l'h esponente. Dice, vabbè, per recuperare ti potevi dire, no, mi sono confuso con quell'altro. Ok? Quindi, questa tende a e, questa tende a 1, questa è la reciproca, 1 su 1. Quindi, in generale, se io ho 1 più lambda n alla n per n che tende a infinito, questo tende a e elevato a lambda. E si può dimostrare abbastanza facilmente. Il nostro era il caso. Allora, questo tendeva a e, se ci metto meno, meno qua invece di più 1, tende a e alla meno 1, cioè a 1 su e. Se ci metto lambda, tende a e elevato a lambda. Ok? Ok,
Che succede? Facciamo questo limite qua, 1 più 1 su n elevato alla n più 1. Per n che tende a infinito tende? Allora, vedete, molti sono i limiti, ma il resto è algebra, questo tende sempre a e. Per quale motivo? Questa non è altro che 1 più 1 su n alla n per 1 più 1 su n. Allora, questa tende a e, questa tende a 1. Mo se ci metto n, n più 1, n più 2, n meno 1, non cambia niente, tende sempre a e. Vediamo invece 1 più 1 su n alla 3n più 2. A quale? No. È il numero addizionale che non conta niente, quello a moltiplicare conta, e come? Questa la posso scrivere come 1 più 1 su n alla n alla terza, o diciamo tre volte, per 1 più 1 su n al quadrato. Allora, questa tende a 1, questa tende a e moltiplicato tre volte e alla terza. Quindi, però so, se rimane scritto elevato a 3n, non sarebbe elevato a più infinito, praticamente elevato a infinito? No, perché elevato a infinito? Tu devi... n è infinito? Sì, ma non puoi fare prima il limite e poi fai e elevato a infinito. Devi vedere, questo è vero che questa è una... Allora, mo ti spiego perché. No, la domanda in qualche modo, una forma modificata della sua domanda è legittima. La forma è determinata come infinito. Esattamente. È vero che quello tende a infinito, ma la base tende a 1. Allora, guardate, se io scrivo a elevato a b, questo lo posso sempre scrivere come l'esponenziale del suo logaritmo, o no? Ogni numero, anche se ci metto x al posto di a, posso faccio prima il logaritmo, poi faccio l'esponenziale e torno in numero, logaritmo naturale. Ma il logaritmo naturale, questo è l'esponenziale di b logaritmo naturale di a, ok? Allora facciamolo in quel caso lì. Qua devo fare 1 più 1 su n alla 3n più 2 è uguale all'esponenziale di 3n più 2 che moltiplica il logaritmo di 1 più 1 su n. Allora, in qualche modo noi dobbiamo, scriveremo quando sarà il momento opportuno, che questo oggetto si comporta come 1 su n, questo qui. Ok? Quando c'era n per 1 su n faceva 1, il risultato faceva la 1 che faceva n. In questo caso 1 su n per 3n fa 3 e tende a 3, 2 per 1 su n fa 2 su n e tende a 0. Quindi tutto questo prodotto tende a 3 e alla 3. Vedremo poi quando faremo le funzioni continue. Per adesso è un discorso che è leggermente traballante. Però quello che vi voglio far capire è che, a parte il fatto che qua ci devo calcolare una funzione dopo, che è la funzione esponenziale, quella potenza adesso si è trasformata grazie al logaritmo in un prodotto. Allora, è vero che questo qui tende a infinito, come dici tu, ma è vero pure che questo tende a 0. Perché lì abbiamo un argomento che tende a 1 e il logaritmo di 1 fa 0. E quando appena faremo le funzioni vedremo che il logaritmo di una cosa che tende a 1 tende a 0. Quindi abbiamo la forma indeterminata del prodotto. Infatti questo non tende a infinito ma tende a 3 e allora tende alla fine. Questo è un po' la cosa. Allora
Oh, adesso vediamo se me ne viene in mente un altro di limite che può essere. Comunque, come vedete, ben presto, diciamo, noi non è che facciamo collezione di trofei, nel senso, non è che ci abbiamo, per esempio, adesso ci sono molti limiti che si possono fare con i cosiddetti limiti notevoli. Limiti notevoli per le successioni significa, come quelle che abbiamo fatto prima, oppure 1 su n alla n, significa alcune successioni che rientrerebbero in una forma indeterminata e che diciamo, uno svolge e va a vedere che hanno un certo limite. E poi usa, per esempio, radice quinta di n, a che cosa tende? A più infinito. Radice ennesima di 5, a cosa tende? Quale zero? A 1. Allora, radice ennesima di 5, se vi ricordate, noi radice ennesima di n l'abbiamo fatto vedere che tendeva a 1. Da 5 in poi valgono queste disuguaglianze, questa tende a 1, questa tende a 1, quella in mezzo tende a 1. Invece la radice ennesima, radice quinta di n è più facile da vedere che tende a più infinito, perché se questa tendesse a un limite finito a L, n, che è la quinta potenza di questo, dovrebbe tendere a L alla quinta. Siccome invece n tende a infinito, l'unico n che va bene, cioè l'unico limite che va bene è più infinito. Siccome la successione è monotona, il limite ce l'ha e quindi deve tendere per forza a più infinito. Ok. Quindi, diciamo, usando alcune di quelle successioni di cui abbiamo già calcolato il limite, ne dobbiamo aggiungere altre, ma poi usando molta algebra, perché alla fine quello dobbiamo usare, le proprietà delle potenze, le proprietà dei logaritmi, le proprietà dell'esponenziale e così via, possiamo da quelle che sono note come limiti notevoli andare a calcolare i limiti di altre successioni. Quasi tutte le successioni andremo a considerare saranno definite per mezzi di funzioni elementari, quindi quando poi in realtà il nostro obiettivo non sarà adesso di fare 3000 limiti notevoli, ne facciamo 4, 5, 6, poi rivisitiamo questo argomento, qualcuno lo facciamo anche per esercizio, anche per ricordarci un po' le cose di algebra, perché qua intanto ripassando questi limiti abbiamo ripassato un po' di cose di algebra, però la realtà sarà che quando faremo i limiti di funzione, quando faremo poi le derivate, faremo gli sviluppi di McLaurin delle funzioni elementari più comuni, quegli sviluppi elementari in unione, diciamo, usate insieme al principio di sostituzione degli infinitesimi, ci permetteranno di risolvere moltissime forme indeterminate. Tipo dell'Hopital. Tipo dell'Hopital non serve a niente. Però è aspetta, faccio vedere. Datemi 2 minuti, se io non me ne volevo andare, però. 2 minuti di recupero. Se io ti faccio questo limite, adesso scrivo limite di funzione perché viene più facile scrivere così all'imbrocca. Se io scrivo limite per x che tende a 0, 5. Thank you.
Allora, questo limite qua va, se ci tolgo questo tende a 1, però questo tende a pi greco mezzi, quindi reciproco di pi greco mezzi fa 2 su pi greco. Questa è una cosa che se imparate a fare gli sviluppi, ovviamente lo fate in 3 secondi, perché questo si comporta come 1 meno x quadro mezzi, questo 1 più roba di ordine 2, questo si comporta come x, x su x tende a 1, questo è pi greco mezzi, 2 su pi greco. No, no. X per l'esponenziale e alfa. Ok? Allora il problema è ovviamente se faccio in modo che i termini di ordine 1 si tolgano sopra e sotto e qua ci metto un quadrato, sono ancora sicuro che il limite sia finito, però a quel punto è più difficile da calcolare, però ci vorranno 5 minuti. Però se lo vuoi calcolare con De L'Hôpital questo limite, devi fare una derivata sopra e una derivata sotto. Dopo che hai fatto una derivata, questo diventa una bella bestia. Da, quindi, e nei limiti che andremo a vedere, insomma, limiti un attimo più complicati di questi, derivate ne devi fare due. Quindi, immagina di fare due derivate con tutte le regole di relazione alla funzione composta dell'Hôpital, se la prima volta era una pagina, la seconda volta sono 6 pagine. Quindi, non esiste che arrivi indenne alla fine di questa cosa. Quindi, per carità, in certi casi veramente molto limitati De L'Hôpital serve, ma solo in quei casi. Quindi lo strumento principale per trattare quei esercizi con i limiti non è De L'Hôpital.